Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi faremo un video un po' diverso, non una challenge, né su uno sgarro, ma bensì rispondiamo alle vostre domande. Ci avete scritto, non pensavo, ma ci avete scritto in parecchi in privato e ci avete fatto molte domande sugli sgarri che facciamo nei video, su come affrontarli, su varie tecniche, diciamo, di dieta, allenamento, alcune domande. Adesso ve le leggiamo, adesso me le legge e io vedo di rispondere a tutte. Tra l'altro in questa posizione sembro scomodo, abbronzatura da camionista. Sembro secco, c***o. Dovresti farti una bella lampada. Non lo so cosa farla. Allora, partiamo con la prima domanda. Che cos'è il cheat? Allora, il cheat è praticamente lo sgarro, cheat detto in inglese, non è altro che un pasto libero. Quindi nel centro della settimana, piuttosto che fine settimana, piuttosto che inizio settimana, quando lo preferite voi, sgarrate perché la dieta sappiamo che se è rigida è molto stressante a livello non tanto fisico ma psicologico. Quindi lo sgarro serve per distogliere un attimo, rilassarsi un attimo dalla dieta di tutti i giorni e godersi un pasto libero con la famiglia, con la ragazza, con gli amici, senza stressarsi, senza contare le calorie, senza preoccuparsi di niente. Poi si ritorna al regime. Direi che è importante. Poi c'è un'altra domanda che praticamente è collegata. C'è differenza tra cheat meal e cheat day? Allora, c'è differenza, lo dice la parola stessa, cheat meal è un pasto, cheat day è un giorno. Di sgarri, quindi le due cose non sono proprio uguali. Oddio, chi sgarra molto in un cheat meal è difficile che vada a fare un cheat day, perché noi vediamo quando sgarriamo molto in un cheat meal ci fermiamo lì. Al limite riusciamo a fare un altro pasto che può essere la cena, la colazione, ma è difficile perché abbiamo lo stomaco davvero provato. Chi vuole fare un cheat day ovviamente si deve limitare a fare che magari non è la solita come può essere per me o per lui, pancake con avena e albume o albume e porridge, che ne so, magari si mangia delle brioche, ovvio non se ne mangia 10, se ne mangia una col cappuccino, poi a mezzogiorno si va a mangiare, piuttosto che il riso e pollo si mangia la pasta col sugo quello preparato, è una giornata di sgarri dove molto probabilmente va a ingerire meno calorie di quelle che ingeriamo noi negli sgarri di un po' da solo. Penso anch'io. Poi passiamo alla prossima domanda, allora. A cosa serve? No, ho saltato una riga. Aspetta. Cheat day o refeed Allora, day? Questa. questa è interessante. Il cheat day o cheat meal comunque è sostanzialmente, come ho detto prima, uno sgarro non programmato, o comunque programmato dove si vanno a mangiare tanti macronutrienti che sono proteine, carboidrati e grassi, quindi si esagera su tutti e tre i fronti. Il refeed day non è altro che un giorno, come può essere il cheat day all'inizio della settimana, nel centro della settimana o alla fine della settimana, dove non si va a sgarrare di tutti i macronutrienti, ma si va bensì a ricaricare, quindi refeed e ricarica, in questo caso i carboidrati, i più puliti possibili, deve essere programmata e ovviamente calcolata in base al peso. Quindi è proprio un giorno di ricarica dove io vado a rifornire, a ristaurare proprio completamente le riserve di glicogeno che sono andato a consumare, in questo caso si fa in una dieta ipocalorica, vado praticamente a recuperare tutto il glicogeno che ho perso, se ce ne sta ne metto anche di più magari, e vado a recuperare proprio totalmente il glicogeno che ho perso durante gli allenamenti. Quindi il refeed serve proprio per recuperare totalmente. Poi il giorno dopo, il giorno stesso, magari avrete più energia negli allenamenti. E tra l'altro consigliamo il refeed day in un giorno dove fate un muscolo carente, se avete muscoli carenti, se no abbiate voi. Io solitamente il refeed day lo infilo il giorno del petto, dato che devo farlo crescere. Allora, continuiamo con le domande. Questa volta non salto le righe. A cosa serve lo sgarro? Allora, come ho detto prima, lo sgarro serve semplicemente, non è indispensabile, eh? Si può anche non fare, se uno riesce ad avere una stabilità mentale da fare uno sgarro una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, ben venga. Serve per staccare un attimo psicologicamente, non è indispensabile. Beh, io direi che siamo cambiati molto dagli anni precedenti, perché di sgarri magari non ne facevamo tanti durante il periodo, durante il mese. Adesso
adesso li facciamo un po' più frequentemente, sono sempre calcolati, li inseriamo tranquillamente nelle nostre giornate di allenamento. Ci sta. Allora, continuiamo. Si può sgarrare senza ingrassare? Penso che l'abbiamo già provato. Si può sgarrare senza ingrassare. Basta calcolare i macronutrienti, basta allenarsi nel modo giusto, basta avere un deficit calorico settimanale che vada a ricoprire le calorie dello sgarro. Si può sgarrare senza ingrassare. Allora, vediamo cos'altro c'è. Ma bisogna allenarsi il giorno dello sgarro? Allora, noi per avere un maggior dispendio calorico solitamente ci alleniamo di mattina, quindi la nostra giornata sgarro è colazione, dopo un paio d'ore ci alleniamo, facciamo il nostro allenamento in sala pesi più il cardio come di consueto, 20 minuti, mezz'ora, ci si può anche non allenare, però noi ci alleniamo. Io dipende che giorno è, però solitamente sì, ci alleniamo. Non è molto rilevante. Allora, poi vediamo un po', mi sa che ho fatto. Ma è importante il cardio, Ale? Dipende dal tuo dispendio calorico, nel senso che in sala pesi si riesce a avere una media di 500-600, diciamo un range dalle 400 alle 600, io mi fisso sulle 500 calorie di dispendio calorico per sessione in sala pesi a grandi linee. E se tu vuoi utilizzare il cardio per una questione di dispendio calorico maggiore per avere un maggiore introito calorico con lo sgarro, può essere indispensabile. E se invece mi chiedi se è importante il cardio riguardo attività cardiovascolare, in questo caso sì, è importante. Addirittura secondo me è più importante in massa che in definizione, dato che in massa avremo più calorie, quindi non abbiamo paura se sforiamo col dispendio calorico, perché comunque è difficile in massa andare a consumare più calorie di quelle che ne mangiamo, perché si chiama massa apposta. In definizione, se uno non vuole far cardio perché ha paura di bruciare troppe calorie, bruciare i muscoli, vabbè, però noi consigliamo sempre il cardio come attività cardiovascolare, serve, il cuore ne ha bisogno. Allora, è necessario stare a dieta durante la settimana? Praticamente l'abbiamo già risposto prima a questa. Puoi rispondere tu? Direi di sì. Vuoi sgarrare? Se non sei a dieta, sgarri tutti i giorni. Io direi che parte dal presupposto che se ti alleni servirebbe, se fai palestra, servirebbe fare seguire una dieta. È indispensabile. Sono solo tre fattori: dieta, allenamento e riposo. Senza questi tre fattori non si può avere la chiave per un bel fisico. Poi possiamo mettere un asterisco che è l'integrazione, perché sì, se ne parlerà più avanti. Giusto. Allora, ogni quanto consigli di sgarrare, Ale? Allora, qui dipende dalla vostra percentuale di massa grassa, nel senso che se avete un'alta percentuale di massa grassa e per alta intendo sopra il 15-16%, è capace che il vostro metabolismo sia un pochino più lento nello smaltire lo sgarro e quindi magari andreste a assorbire maggiormente quello che è in sé lo sgarro. Se avete invece meno del 15%, quindi magari avete una percentuale di grasso che si aggira intorno al 12-10%, magari siete predisposti a fare anche uno sgarro a settimana, due sgarri a settimana. Quindi in sintesi, consiglierei uno sgarro ogni 10 giorni per una persona che è sopra il 15% di grasso, e per una persona che è sotto il 10-12% 1-2 settimana, ovviamente non pesanti. Qui si sta parlando di sgarri non pesanti e non di challenge. Sgarri, vado fuori a mangiare la pizza, non è che vado fuori a mangiare 6 pizze. Cheat meal, ragazzi, cheat meal. Poi, che cosa mangi il giorno prima e dopo lo sgarro? Allora, il giorno prima e il giorno dopo lo sgarro io mi alleno, quindi mangio esattamente per quello che ha la mia dieta. E il giorno dopo? Esattamente uguale. Diminuisco le calorie, ovviamente se capita di farla il venerdì, che io il giorno dopo il sabato ho la ricarica, in base a quello che ho fatto il giorno prima mi regolo il giorno dopo. Se faccio una challenge di lattuga, che di per sé non ha dentro niente, io il giorno dopo mi faccio la ricarica. Se mi faccio una challenge invece il giorno prima di pasta, il giorno dopo magari
faccio finta che ho utilizzato il giorno prima come giorno di ricarica, diciamo così, il giorno dopo ricomincio con la mia dieta normale della settimana senza la ricarica, però ho sempre dieta normale. Allora, e il giorno dello sgarro che cosa mangi? Allora, il giorno dello sgarro, come forse abbiamo già risposto anche prima, beh, oltre allo sgarro solitamente noi adottiamo la tecnica del digiuno intermittente. Che cosa consiste? Restare a digiuno per un tot di ore e poi mangiare in un range un pochino più ristretto di ore. Per farvi capire, se abbiamo una giornata di 24 ore, mangiamo magari nelle 8, questo è quello che consiste il digiuno intermittente, mangiare per 8 ore e digiunare per 16. Solitamente le 16 corrispondono alle 8 ore in cui si dorme, quindi sono 8 ore in cui si dorme, più magari le 2 ore prima di andare a letto, e quindi ne avanzano 6 dopo, che sono quelle dove siete svegli, poi si va a mangiare per le 8 ore consecutive. Sono tutte diete. Noi adottiamo questa, tra virgolette, tecnica, non è proprio uguale. Noi facciamo colazione, appena svegli, ci facciamo la cheat, il cheat meal dopo l'allenamento, e poi praticamente restiamo a digiuno per non sforzare troppo stomaco, fegato, restiamo a digiuno fino al giorno dopo. Questo è perché stavo uscendo. Questa qui è l'ultima domanda che abbiamo segnato. Si riesce a dimagrire sgarrando? Si riesce a dimagrire sgarrando? Forse c'era una domanda prima simile, sì, se si può sgarrare senza ingrassare. Si riesce a dimagrire sgarrando? Noi lo stiamo facendo, tra l'altro, come lo riportiamo spesso nei video. Basta avere un introito calorico inferiore. Qui ovviamente si parla sempre di sgarri, non di challenge. Se io ho un introito calorico inferiore, quindi ho un deficit giornaliero e quindi settimanale, non deficit giornaliero di 500 calorie, ho un deficit settimanale di 3500 calorie, vado a fare mangiare la pizza una volta a settimana, ok, sono 1000-1200 calorie se prendo anche la birra piuttosto che la Coca-Cola, da 1200 calorie ho un dispendio calorico di 3500, vale a dire che io 2003 l'ho bruciato quella settimana lì. Ovviamente se non sgarrassi sarebbe più veloce il procedimento di dimagrimento, almeno sono stabile mentalmente e riesco a continuare e perseguire nella mia dieta. Sì. Comunque sì, si può dimagrire. L'unica cosa è tutta forza di volontà seguire una dieta, perché se hai la testa, la costanza, riesci a fare di tutto. Cioè ti devi impegnare, quindi... Niente ragazzi, per questo video è tutto, noi concludiamo qui. Palestrati affamati! Mi saluta, Alessandro e Alessio vi salutano. Se vi è piaciuto, like, se no... Fa niente. Se non vi è piaciuto, magari fatecelo sapere in un commento, così sappiamo dove possiamo migliorare. Ah, mi raccomando ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, così potete vedere tutti i nostri video appena escono. Per questo video è tutto ragazzi. Buon appetito. Buon appetito ragazzi. Yeah.